corto 40 anni. Scusate, non è mio amico. 22 microfoni. A due? No, anche a terra, quindi su una coppia. Perfetto, perfetto. Sì, benissimo. Perfetto. Così sei già pronta, aperta. Sentite? Bene, possiamo cominciare. Buongiorno a tutti, quelli che hanno sfidato la pioggia per venire qua a sentirci, e in particolare il professor Calabrese. Direi che se c'è una persona che non ha bisogno di presentazione, lui. Siamo insieme. Io sono Erika Ciccarelli e sono endocrinologa, esercito la mia attività presso l'ospedale Valdese e mi sono occupata di problemi endocrinologici con vari temi. Ultimamente anche mi sono occupata di stress, di aspetti neuroendocrinologici con lo stress. Quindi è con molto piacere che ho colto l'invito a partecipare a questo dibattito con il professor Calabrese, che ha giustamente messo insieme due temi molto rilevanti della nostra salute recentemente. Stress e dieta sono due temi assolutamente rilevanti, perché lo stress e la dieta sono due cose che ci accompagnano quotidianamente. È il toro che ha segnato. Allora, che cos'è lo stress? Bella domanda. Lo stress, noi tutti quando pensiamo al discorso dello stress sappiamo immediatamente dietro la parola che cos'è, ma la definizione è veramente molto difficile. Molti ci hanno provato. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dato recentemente un inizio di definizione, se vogliamo chiamarlo così, e dando come significato allo stress ogni condizione, ogni circostanza, ogni evento che tende a valutare le modifiche del nostro entourage. Quindi qualsiasi cosa che disturba il nostro equilibrio nel nostro ambiente crea una condizione di stress. Da qui in poi vedete che ci sta tutto. Non ultimo il discorso dell'alimentazione. Qualcuno ha detto in passato noi siamo ciò che mangiamo, e questo è ovviamente fondamentalmente vero. Vedremo dalle analisi che faremo successivamente da alcuni studi anche che ha condotto il professor Calabrese, tutta una serie di eventi che possono sicuramente indurre un'alterazione del nostro equilibrio dal punto di vista dell'alimentazione, e questo comportare un nostro benessere, un nostro malessere, e una prevenzione su questo campo è assolutamente possibile. Pongo la prima domanda al professor Calabrese. Allora, questo stress che rilevanza ha nella nostra scelta di alimentazione? Qual è il ruolo che possiamo dare allo stress nel nostro equilibrio alimentare? Buonasera a tutti, grazie per la vostra presenza molto bagnata, diciamo molto umida, ma grazie doppiamente, siete qui eroi. Io non sarei comunque mancato lo stesso, anche se pioveva, mi sarei messo a fare l'unica domanda che avevo fatto prima, ma si stresseranno con quest'acqua a venire a sentire parlare di stress? Questa era già. Ecco, io intanto ringrazio Enrica, che è un eccellente scienziato che si occupa di endocrinologia. Noi endocrinologi e noi nutrizionisti clinici siamo due fratelli della stessa famiglia, ci occupiamo di due aspetti un attimo diversi ma che convergono sempre, perché nell'uno e nell'altro caso la componente ormonale endocrinologia è quella che poi è internistica, ci porta sempre alla stessa strada, andiamo da Corso Galileo Carrasco, da Corso Re Umberto, arriviamo sempre allo stesso posto, insomma. Ed è fondamentale la domanda che mi ha fatto per capire che cosa vuol dire rapporto alimentazione stress. Vedete, molto spesso siamo stressati perché mangiamo tanto, molto spesso siamo stressati perché mangiamo poco, molto spesso siamo stressati perché dobbiamo mangiare giusto, molto stress siamo stressati per non avere il cibo. Allora, questi aspetti comportano un meccanismo un po' strano che al contrario può portare a non nutrirsi quando siamo stressati. Vi faccio un esempio. Ci sono delle persone
che quando hanno un grosso stress continuativo, un parente che sta male, il cagnolino proprio che sta male, cioè qualcuno o qualcosa a cui si è particolarmente legati, una delle regole che scatta è, in alcuni personaggi, una anoressia totale, non mangia più. Ci sono delle persone che diventano bulimiche, perché noi lo vediamo, facevamo un discorso, io insegno anche alla Boston University, alla Columbia University, e abbiamo fatto un discorso con le due città, Boston e New York sono come Roma e Torino, Torino e Boston, Roma e New York. E nelle condizioni, ad esempio, di persone a cui moriva una persona cara, c'erano delle donne nel prosieguo che perdevano un sacco di chili, c'erano delle donne che raddoppiavano quasi i chili che avevano. Questo non deriva da una parola che per forza deve essere depressione, ma deriva dal dolore. Il dolore è dato da meccanismi che sono fratelli allo stress, perché quante volte noi siamo in una condizione di essere in macchina, col bambino in macchina, e dobbiamo portarlo a scuola, sono le 8:10, dovrebbe entrare alle 8:15, c'è un traffico che non finisce più, arriverò alle 8:30, sì, sono il genitore, sono il nonno, lo giustifico, ma c'è una tensione pazzesca dentro che non è risolvo il mondo se lo porto puntuale, magari vorrei anche la professoressa di verità, è un principio di onestà intellettuale che si traduce con dei sentimenti, quando c'è quello è uno stress negativo, quando invece, io lo vedo con i miei allievi, facendo lezione, vedo molti ragazzi che partecipano molto alla lezione, dopo aver fatto, io faccio quasi 100 ore di lezione all'anno, che vuol dire stare molto insieme con i ragazzi, capisci che sono i più attenti, i più bravi, che capiscono di più. Quando arrivano a fare gli esami, i più bravi vogliono prendere 30 lode. Hanno studiato 30 lode, meritano 30 lode, però i tre giorni prima dell'esame non lo sanno se andrà bene la 30 lode. Il loro problema non è di essere bocciati, ma di non prendere il massimo che loro vorrebbero. Quello è uno stress positivo. E la stessa cosa, e poi chiudo l'esempio, è quello che faccio con i miei allievi, sempre all'università. Primo giorno mi presento, un pochino mi conosco, però arrivo lì e chiedo, quanti di voi, mettiamo che abbia 100 allievi, quanti di voi sono innamorati? 70. Quanti di voi sono innamorati corrisposti? Su 70, 40. Quanti non sono corrisposti? 30. I primi produrranno alcuni ormoni, di cui parleremo ora, che teoricamente non tendono a farli ingrassare. I secondi, che invece sono stressati e producono tanta adrenalina, sono quelli che produrranno tanta insulina, e con l'insulina noi riusciamo a produrre i grassi anche se non mangiamo. Cioè, invece di fare 1 più 1, 2, con l'insulina in eccesso può fare anche 4, può fare anche 12, può fare anche 100. Ecco perché il concetto dello stress è qualcosa che noi medici e noi scienziati dobbiamo avere chiaro, per cui noi l'abbiamo provato anche sugli animali, sui topini, sulle cavie, e vi garantisco che senza che loro abbiano lo stesso sentimento nostro, sono personaggi, che creature di Dio, che sono messi lì e che risentono della negatività e della positività. I negativi ingrassano, i positivi dimagriscono. Vogliamo fare una piccola riflessione sul ruolo dell'insulina? Certo. Questo è un ormone molto importante. Molto spesso noi pensiamo al discorso dell'insulina quando noi abbiamo a che vedere con la condizione di diabete. Voi sapete o saprete da esperienze anche personali, consideriamo pure che il diabete nelle sue varie forme colpisce attualmente circa il 13-15% della popolazione italiana, quindi diventa sicuramente un problema molto rilevante ed è, sta crescendo in maniera decisamente esponenziale, e questo tipo di patologia, che è una patologia cronica, cioè una patologia di cui uno non si libera, cronica vuol dire che continua ad esistere. Il diabete non è una malattia curabile nel vero senso della parola, noi lo possiamo controllare il diabete ma non lo possiamo veramente curare. Da questo punto di vista noi dobbiamo considerare che questo tipo di patologia consuma molte delle nostre risorse anche dal punto di vista economico, e questo sicuramente è uno dei campi, e il diabete è una malattia anche che induce problemi legati alle complicanze di questa malattia. Diabete è una malattia in cui esiste un aumento della glicemia, cioè dello zucchero nel sangue. Lo zucchero nel sangue crea tutta una serie di cadute, di infezioni, di facilità, di complicanze vascolari,
disturbi della circolazione che possono comportare problemi poi renali, di vista, di sensibilità, anche alcuni problemi dal punto di vista poi sessuale, e alcuni di questi abbiamo di diversi di diabete, alcuni che richiedono un problema di dieta molto equilibrata perché abbiamo un eccesso dell'insulina, altre condizioni in cui invece abbiamo una carenza dell'insulina, quindi abbiamo una situazione di diabete. Vuoi magari darci? Sì, è molto importante quello che ha detto la dottoressa, perché Erika ha descritto da par suo naturalmente una condizione che spesso sfugge a noi da un punto di vista consumistico, perché noi abbiamo un grande problema. Per noi avere tanta glicemia significa essere diabetici, però dobbiamo pensare al passo prima della glicemia. Io metto lo zucchero con il cibo nello stomaco e quindi nell'apparato digerente. Parallelo, vado dal distributore di benzina e metto la benzina nella tanica. Se io non accendo la macchina sta ferma lo stesso anche se c'è il pieno. Allora il problema è accendere la macchina e far arrivare questa benzina nel motore. Ma anche se arriva nel motore, la macchina non cammina se noi non acceleriamo, perché partono i pistoni. I pistoni bruciano la benzina e la fanno diventare energia. Ecco, l'insulina sono i pistoni. Per cui noi abbiamo bisogno di percepire che cosa? Che per ogni 10 grammi di zuccheri abbiamo bisogno di un'unità di insulina. Questo riesce a far pareggiare il conto dell'energia senza farci né dimagrire né ingrassare, ma dandoci energia. Oggi ho lavorato 15 ore, ho mangiato il giusto a colazione, ho fatto un piccolo break nella mattinata, ho mangiato il giusto a pranzo, ho lavorato tutto il pomeriggio ancora come non avevo mai lavorato, la sera vado a cena e mi ricorroboro con la giusta alimentazione. In questo caso c'è stato un rispetto fra gli zuccheri che abbiamo messo dentro e anche i grassi e l'insulina che è stata prodotta, che ha tamponato il tutto. Attenzione, al di là delle diabete di tipo 1 in cui ci sono delle cellule del pancreas, che sarebbe la centralina che produce questa insulina, che a un certo punto muoiono, perdono la loro vitalità, allora noi abbiamo bisogno di avere lì la introduzione dell'insulina dall'esterno con le punture. Questi sono un po' meno sensibili all'alimentazione, invece quelli che hanno un problema di zuccheri alti che fanno produrre troppa insulina e che poi restano alti di zuccheri e alti di insulina, è un po' come quando noi andiamo sulla Torino Savona e abbiamo la strada che uno viene da Savona e l'altro da Torino, vorrebbe scambiarsi la macchina, a un certo punto si incontrano ma c'è il vuoto tra le due campate, per cui siamo nello stesso posto ma non ci incontriamo. Molto spesso succede questo, che l'insulina non si incontra con lo zucchero, quindi non è in grado di bruciarla. Cosa succede? I zuccheri restano alti e continuano a dire ho fame, l'insulina resta alta e continua a dire dammi da mangiare, ma nessuno dei due riesce a farsi bruciare o a bruciare. Allora a quel punto il problema è che noi dobbiamo saper gestire un abbattimento, ma non un'eliminazione degli zuccheri, e una registrazione, un riequilibrio dell'insulina che produciamo. Quindi abbiamo bisogno di capire che l'insulina, che poi viene prodotta da una centralina comune, che è la neuropolis, un cece che abbiamo qua dietro le sopracciglia, messo qua al centro sopra il naso, che gestisce la tiroide, gestisce il nervo vago, gestisce il cuore, gestisce le ovaie nelle donne e i testicoli nell'uomo, gestisce tante altre anche il furrene, cioè abbiamo diversi modi di gestire questi ormoni, ma l'insulina è quella che fa più danno, perché o ti aiuta e ti fa stare bene, se voi state bene dovete dire grazie all'insulina, ma no, non solo all'insulina, in questo senso energetico io dico, se non state bene ricordatevi sempre che è uno degli esami che bisogna far fare, poi chiaramente ora non parlo di Enrica che è un primario e che quindi insegna ai suoi allievi e ai suoi pazienti come fare, ma molto spesso la nostra classe medica, che è la migliore classe medica del mondo, ricordatelo, quella italiana, ha un solo che, non la obbligano a studiare l'alimentazione. Quindi non è che non vogliono studiare. La scienza della nutrizione, dietoterapia, è complementare. Però poi i ministri che arrivano lì decidono che i medici di base sappiano gestire se hai il colesterolo alto, se hai l'ipertensione, se sei malato di rene, se sei malato di cuore, devi dare abbassare, ma se quello non l'ha mai studiato, questa cosa qua, ha studiato certo le altre cose, le sa bene, però l'elaborazione di una dieta che molto spesso si lega a riequilibrare il concetto dell'insulina, e questo un po' male.
Sì, insomma, hai fatto un ottimo ragionamento. Io tra l'altro inviterei chiunque abbia volontà di esprimere un'opinione, un parere, una domanda. Sì, lo facciamo interattivo. Facciamo una chiacchierata tra amici, quindi da questo punto di vista chiunque di voi voglia interloquire, alzi la manina e noi diamo immediatamente il microfono. Direi che il problema dell'insulina è stato scritto molto bene, questo ormone che interviene come fondamentale nella regolazione del metabolismo energetico dell'organismo e direi semplicemente molto importante, non si studia mai abbastanza a fondo. E molto importante anche tenere presente una considerazione. Diabete e l'iperinsulinismo sono un po' l'ultima ruota del carro in cui noi rileviamo il danno che abbiamo già fatto. Dobbiamo pensare che con le poche forze e con le poche energie economiche che purtroppo ultimamente abbiamo a disposizione per quanto riguarda le nostre cure, noi molto possiamo fare dal punto di vista della prevenzione di questo problema ed è molto rilevante tutto quello che possiamo fare a questo punto nella prevenzione dell'obesità e del diabete, delle malattie sono correlati con il discorso della dieta adeguatamente appropriata. Noi siamo in Italia, siamo un paese all'avanguardia dal punto di vista delle potenzialità alimentari. Se voi andate in America l'obesità è un fatto culturale, è un aspetto molto rilevante quando voi andate aspetto se voi volete considerare la ricchezza di una popolazione, la salute di una popolazione, voi guardate anche il grado di obesità. Mentre in Italia l'obesità è inversamente correlata al tenore di vita, in America è al contrario. E questo per gli aspetti culturali, perché in molte altre culture l'aspetto alimentare, l'obesità nelle popolazioni ebraiche, nelle popolazioni musulmane ha un significato molto diverso come significato di benessere. Se voi considerate in Italia una persona che pesa 100 kg da 1,60 lo guardate e vi detto chissà che cos'ha è malato. In America questo è segno, sta un po' cambiando la mentalità, ma è segno invece tra virgolette di benessere. Come possiamo considerare questi aspetti? Sta cambiando perché, come vi dicevo, io insegno sia a New York che a Boston e devo dire dal 90, quindi sono 22 anni che ho questa possibilità di leggere la società americana. A me piace molto la società americana, scientifica parlo, però nel cibo è un disastro. Proprio credete, cioè io ho scoperto tutti i ristoranti italiani che sono a Boston, tutti i ristoranti italiani che ci sono a New York e devo andare, la cosa per me è un pregio, perché io che vivo da 35 anni ad Asti ho Barbetta che è a Broadway, che è di Asti, di Fubine, ed è il ristorante italiano più antico con la stessa padronanza d'America, perché prima il nonno, poi il papà e poi lei Laura. E vedete, sapete perché l'abbiamo scoperto? Perché il marito di Laura è il professor Gardner Brodel, premio Nobel della medicina sullo studio delle proteine alla Rockefeller University, con cui noi collaboriamo molto. E devo dire che con Gardner, che è di Dresda, tedesco, lo abbiamo convinto a fare un discorso, si dice jam session, quello chiamiamo food session, cioè cerchiamo, andiamo in giro e ci fermiamo, vediamo delle compagnie in cui ci sono tutti quei signori che sono 100, 130, 140, gli chiediamo chi sono, cosa fanno, come mai sono così, stanno bene, poi ci guardano in faccia e dicono chi siete, non preoccupate. Però le devo dire che soprattutto ci fermiamo in alcuni ambienti in cui molto, diciamo, come dire, un po' vivo, perché andiamo a cercare lì dove ci sono i maggiori obesi. E devo dirvi che grazie agli psicologi abbiamo fatto un lavoro di approccio molto importante, perché in effetti quando tu sei un uomo potente devi essere grasso in alcune società e questo è anche molto nel mondo ebraico, ad esempio, che ecco, questo meccanismo ha creato però sia alla Columbia University dove io insegno, sia alla Rockefeller University dove c'è il professor Gardner Brodel, ha creato dei problemi. Perché? Perché a un certo punto abbiamo cominciato a convincere più che loro, i padri,
i figli, perché i figli non volevano diventare come i padri, ma avevano i soldi dei padri però. Allora dico, cominciate a venire da noi. E gli abbiamo fatto gli esami del sangue. Non c'era uno che avesse l'insulina a posto, non c'era uno che avesse l'emoglobina glicata a posto. Mi spiego, è un esame che noi facciamo assieme alla glicemia per concentrare, per vedere quanto zucchero abbiamo mangiato negli ultimi 3 mesi, che è predittivo, se è troppo alto, di una insorgenza diabetica. Quindi l'endocrinologa ne sa più di me. Quindi il concetto di fondo qual è? Abbiamo guardato questi parametri, ma abbiamo guardato anche altri parametri come le apolipoproteine, i grassi e quant'altro, e ci siamo resi conto che anche i personaggi che fondamentalmente non avevano nulla da temere economicamente, perché erano i padroni di aziende floride, perché lavorano molto anche, loro si sono già espansi in Cina, sono andati in molti paesi, in India, in Giappone, quindi i soldi a casa li portano bene. Ci siamo resi conto, facendo dei parametri, questa è stata una cosa molto mia, italiana, perché io da quasi 15 anni lavoro con la Fondazione Europea della Dieta Mediterranea, e proprio un mese fa sono stato fatto presidente italiano della Fondazione Dieta Mediterranea. Abbiamo visto alcune vitamine, devo farvi riflettere. Ricordatevi che più che esce il cortisolo, che è con l'adrenalina e l'ormone dello stress, più si abbassa la vitamina C. Quando si abbassa la vitamina C è come avere una casa blindata e le finestre aperte. Quindi sì, è vero, dei ladri, se sono dei ladri galantuomini, vedono che la porta è blindata, non entrano. Se invece sono furbi, vanno a vedere le finestre e le trovano aperte. Ecco, noi abbiamo purtroppo dei batteri, dei virus poco galantuomini, per cui entrano, e ci siamo resi conto che l'aumento della vitamina C non è soltanto importante per quanto riguarda l'influenza, perché è vero, abbatte la quota dei macrofagi, macro significa grande, fagi che mangiano, e sono quelli che sono i nostri carabinieri, le nostre forze dell'ordine, quando arrivano batteri o virus, se la vitamina C è nella giusta quantità, ci aiuta a non farli prevalere, quantomeno li blocca. Ma fa altre due cose molto importanti. La vitamina C sequestra il colesterolo dal sangue e lo butta via, per cui non lo fa crescere. Dall'altra parte prende il ferro che prendiamo dal cibo, dalla carne, e lo mette dentro bene nel globulo rosso. Quindi il problema della vitamina C non è un problema filosofico, mangio degli agrumi così poi mi passa l'influenza o non mi viene l'influenza, anche quello, certo, sapete quanta gente muore ogni anno già solo per la sindrome influenzale, quindi non è sbagliato, ma non è quella la principale condizione. E vi devo dire ancora un'altra cosa, che quando noi abbiamo poca vitamina C crescono alcuni elementi a livello cerebrale che portano verso la depressione. Ad esempio cresce molto la fenilalanina, che in genere è una malattia diciamo genetica, quando uno non ha l'enzima per fare la fenilchetonuria, per gestirla, questo è un aminoacido, e c'è anche il tuttofano che si abbassa, e si abbassa anche la serotonina, l'ormone del buon umore. Quando voi mangiate il cioccolato, dentro il cioccolato voi trovate queste sostanze che permettono di avere buon umore. Chi vi parla ha scoperto con un collega chimico, che ora è al Brunel Institute di Genova, ma prima era al Chicago University, Daniele Chiovelli, abbiamo scoperto l'anandamide. L'anandamide è la sostanza che c'è nel cioccolato, lui dice questa è la molecola, l'amide della felicità, e gli ho detto è un'amide, allora chiamiamo anandamide, anandamide dal sanscrito, che è la vecchia lingua. Ecco, l'abbiamo chiamata in questo modo. Anche questo incide sulla gestione della serotonina. Quindi il rapporto con lo stress è un rapporto che agisce su ormoni, proteine, aminoacidi, ma poi ci sono ancora delle vitamine. Oltre alla vitamina C, un'altra che fa lo stesso lavoro è la vitamina A. Ma no, la vitamina A non è quella della carota, perché quella della carota è una vitamina A ancora col pacchetto. Dobbiamo togliere il pacco, e si chiama provitamina A o beta carotene. Ci vuole il fegato che toglie tutta la confezione, la scatola, e quello che c'è dentro diventa vitamina A. Quindi ha bisogno di essere metabolizzata. Se la lasciamo nel pacco chiusa col fiocchetto, quella vitamina A ne abbiamo tanta, ma non la utilizzeremo. La vitamina A si trova molto nel latte, si trova nel fegato, si trova nel cervello. Ecco, queste sostanze devono essere introdotte assieme alla vitamina C, perché si legano poi altre due vitamine, che sono la B1, la B3 e la B6. La B3 e la B6 sono altre vitamine del gruppo B che aiutano in questa azione di, come dire, remake di felicità,
di essere happy, perché è importante capire che l'ormone del buon umore è un ormone che agisce endocrinologicamente nel modo di difendere tutte le arterie, quindi la circonvallazione di Torino, si chiama circolo del Willis nel cervello, che ha tante poi raggiera che entrano Corso Francia, Rivoli, Regina Margherita e quant'altro, è la stessa cosa il cervello, però poi tutte vanno in una zona che ogni parte del cervello viene irrorata. Io mi chiedo scusa se semplifico molto il mio discorso, però questo libro che abbiamo scritto, io l'ho scritto in questo modo perché la gente deve capire quando poi dobbiamo fare le cose. Lo stesso libro lo presenterò dopo domani mattina per l'Università del Piemonte Orientale, saremo tra scienziati e sarà molto più difficile la mia presentazione, però deve essere così. Voi dovete capire, perché noi dobbiamo sapere che quando vi parliamo voi avete capito e noi possiamo operare. Il paziente che è cosciente ti aiuta molto di più. Il paziente che pensa che tu sei un mago, un guru, io ogni tanto quando gli dico, ma sa che l'hai indovinato la diagnosi, io ho due sberle, l'hai indovinato, io l'ho cercata la diagnosi, io l'ho costruita la diagnosi, io l'ho fatta, non sono un mago, sono uno scienziato, e questo è fondamentale. Quindi il discorso stress è un qualcosa che non è aleatorio così, no, è una cosa che ci abitua. Io ad esempio sono abituato, quando mi riposo, ho fatto 15 giorni di ferie, al quarto giorno sarei già andato via. Mia moglie dice, ma non ti puoi rilassare, perché quello è stress positivo. Quindi stare senza stress è come se non avere benzina, hai una Ferrari e non hai la benzina, chiaro? Bene, se nessuno, prego. E dopo qua. Credo che senta. Si senta. Si sente. Gli si è dato, voglio dire, insomma, la persona che sta ovviamente bene, e quindi ringrazio il cielo, ma dico solo una cosa. Ho capito perché sono una molto positiva, molto arrivata, perché sono molto golosa di cioccolato. Bravo. Questo è il discorso. L'altra cosa è che per stare ancora meglio, con peccati, influenza, raffreddore, eccetera, devo assumere della vitamina C, ma non soltanto studiando una fetta di limone, andando in farmacia e chiedendo dei pacchi di cubetti, di pasticche, di vitamina C. Io sto dicendo perché voi poi mi diate il mercato. Certo. E che questo serve anche perché se non ho stress c'è anche il fatto di non stressarmi, perché se non ho stress non mi ammalo di queste malattie, questo credo di aver capito. Poi mi fa, queste sono le cose che ho desunto da discorsi tanti ora, però ho anche una domanda, posso? Certo. La dottoressa Ficarelli, che conosco per bravura, grazie, è stata una sua paziente. Ho visto proprio oggi, che ne ho visti in altre occasioni, dei documentari sulla macellazione degli animali d'allevamento. Parlo di polli, parlo di suini, parlo di agnelli, non parliamo del periodo pasquale. E allora io penso sempre che vedendo queste cose devo determinarmi a diventare vegetariana. E poi non riesco, in quanto mangiare carne mi piace abbastanza, magari saltuariamente, non sono una che sia botta di carne tutti i giorni. Vorrei chiedere a voi che sapete come girano queste cose, è davvero consono al benessere dell'uomo una dieta non vegana, vegetariana? Tanto di domanda. Grazie. È stato uno degli elementi che io ho dibattuto negli ultimi almeno 5 anni a porta con soprattutto con i vegani. Allora, dobbiamo essere estremamente chiari. Io dico sempre che le persone che mangiano tanta frutta, verdura, legumi e cereali fanno benissimo. Ma se mangiassero solo deficit, quindi non è che fanno male. Le faccio un discorso ancora più semplice. Noi abbiamo bisogno, comunque, le ho parlato di ferro M, le ho parlato di vitamina B12. Per mia colpa non ho spiegato da dove la prendiamo. Se noi non prendiamo i cibi di origine animale, attenzione, non sto parlando di carne, parlo delle uova, del latte e dei formaggi, noi non riusciamo a fare il discorso. Tant'è che
l'ultimo porta a porta che feci, che era già maggio, e che avevamo questo governo, io ho spiegato, io sono un uomo del PD, sono un vecchio democristiano di sinistra, quando c'era tutto un meccanismo della DC, c'erano le parti destra e le parti sinistra, e spiega a Brunetta dicendo: noi dobbiamo far capire ai vegani che bisogna fare per la salute un accordo come abbiamo fatto per il governo, se vogliamo salvare la salute. Ci vuole la dieta, casomai, vegetariana o ovolattea. Questa ovolattea ci permette, per chi è un po' impressionato da quelle cose che purtroppo esistono, di poter comunque introdurre la vitamina B12 e il ferro M, che sono alla base, e che qualcuno, io devo dire, lì mi sono molto arrabbiato, qualcuno dei vegani ha detto che noi la vitamina B12 la possiamo prendere dalle verdure. Cioè, è come dire, io le dico che io sono, non so, il campione del mondo di non so di che cosa, non è vero. Non è, cioè, racconta la verità. In campo scientifico si dicono tante bugie, ma questa è una bugia così grossolana, cioè, che dici, ma prima ridi, poi ti arrabbi. Attenzione, devo dirle che nella prima fase lei ha fatto un'altra osservazione interessante. Non deve andare in farmacia lei a prendere la vitamina C, perché le faccio capire che noi abbiamo bisogno ogni giorno di non moltissima vitamina C. Guardi che se noi arriviamo a prendere 2 spremute d'arancia al giorno, prendiamo non solo gli agrumi, la vitamina C c'è nel pomodoro, c'è nelle fragole, c'è nel pompelmo, c'è nel kiwi, c'è nell'ananas, cioè c'è tanta frutta che ci può portare la vitamina C. Poi ci sono anche tante verdure, ne hanno poche. Se lei mangia nella regolarità, lei ha bisogno ogni giorno di non superare una certa quota, per cui un remake, una fantasia di frutta e verdura, le garantisco che le danno la vitamina C regolare, magari nella fase proprio in cui, siccome c'è questa cosa qua dell'influenza, quando arriva l'inverno ne prendo 2 spremute d'arancia in più, ecco, con 200 cc per volta lei è a posto. Però il mio problema qual è? Questo è quello che mi ha creato dei problemi nel campo dell'industria farmaceutica. Io dico che i farmaci ci vogliono quando sono necessari. Se i farmaci servono a coloro che li costruiscono, non va bene. Se i farmaci servono a coloro che li utilizzano, va bene. Capisce? Per quello dico che se no mi mettiamo a fare da testimonio da tutti gli integratori alimentari, ma quelli onesti, la vitamina A, la vitamina C, sa quanti soldi potevo guadagnare con questo. Però non è così, noi dobbiamo mangiare quello che è giusto. Lei giustamente ha detto: mangio il cioccolato, bene, non esageri, però lo mangio. Eh sì, perché poi l'eccesso crea dei problemi. Mangio frutta e verdura, benissimo, non arrivi al veganismo se vuol fare il vegetariano o volato, io non ho nulla contro. Io spezzerei anche una lancia a favore della qualità dei cibi che noi mangiamo. Purtroppo molta della pubblicità che esiste sui vari integratori, leggi per esempio, come diceva anche il professore, la vitamina C, deriva da un tipo di atteggiamento, tra virgolette, americaneggiante, in cui si tende a usare chiaramente un supplemento di vitamina per il fatto che il cibo che viene consumato in genere nelle comuni tavole non è fresco e suggerendo la cottura e il surgelamento depauperano molte delle sostanze presenti all'interno dell'alimentazione, quindi si è praticamente costretti in un certo tipo di cucina ad utilizzare questa supplementazione. Quindi l'invito è a utilizzare il più possibile cose che siano fresche. La porzione di, per esempio, molto spesso si tende a considerare, non so, il succo di frutta o la spremuta conservata con le stesse qualità della frutta fresca. Così non è, perché il tempo determina un'ossidazione di queste sostanze, quindi la perdita della capacità del valore e del contenuto di queste sostanze che sono produttive, in particolare la vitamina C e l'acido folico, sono fortemente, diciamo, deboli da questo punto di vista. Quindi devo considerare questo tipo di discorso. Sempre per quanto riguarda la qualità, tornerei sul cioccolato, che è un'ottima cosa. Il cioccolato è un ottimo antiossidante, è un ottimo elemento che non aumenta il colesterolo, a patto che sia cioccolato buono, non il surrogato di cioccolato stile Kinder, per intenderci.
sono quindi sempre della Kinder, ma tanto delle stesse cose. Per cui da questo punto di vista il cioccolato, quello è vero, noi qui a Torino siamo nel centro, se vogliamo, del buon cioccolato, quello di pasticceria, che ho fatto con le dovute regole, quello ha un significato energetico, giustamente sottolineava prima il professore Calabrese la necessità del considerare tutto questo dal punto di vista delle calorie, è molto importante, ma con un occhio diciamo, aperto e buono relativamente a tutte le possibilità di buona considerazione per quanto riguarda gli antiossidanti che sono presenti. Quindi attenzione alla qualità e alla quantità di cibi che noi utilizziamo. Una cosa volevo aggiungere ancora tra le vitamine. Noi abbiamo visto, e non solo noi, abbiamo visto un sacco di colleghi, che ad esempio persone che vanno a prendere molta vitamina A in farmacia hanno dei problemi, perché quando vanno in eccesso di vitamina A creano a loro volta altre malattie, dalla xerotermia fino alla favorire, non è che la fanno insorgere, favorire un minus lobus che permette poi di inserirsi con tumore al polmone. Quindi la vitamina A combatte il tumore al polmone, ma quando è in eccesso può favorire l'insorgenza. Quindi non si prendono le vitamine andando in farmacia, mi dà un po' di vitamine, si va dal medico, il quale medico ti spiega la quantità, il frazionamento e anche la frequenza con cui prenderlo. Poi ha ragione Enrica quando dice quel discorso del cioccolato, cioccolato in purezza. Guardate, è un po' più amaro di quello dolce, e capisco che ci sono delle filosofie molto strane a volte, però noi abbiamo da idomori, da gobino, castagna, c'era peirano, l'altro, caffare e quant'altro, cioè noi a Torino abbiamo la sede, io direi, mondiale del grande cioccolato. Allora sì, al cioccolato ricordatevi sempre che 100 grammi sono 550 calorie. Quello al latte è di più, quello nero, perché quello al latte è di più, quello al latte è di più, ma io sto parlando proprio soltanto di quello. Quindi vi dico, chiaro che questo discorso, la qualità, la espressività di questo alimento di grande valore, funziona bene. Prego. Allora, io volevo sapere il parere del professore riguardo a queste diete iperproteiche che vanno tanto di moda, dalla Dukan a tutti quei prodotti che ultimamente i nutrizionisti consigliano, sono stati consigliati a me, sì, non ho provati, e chi desidera perdere peso, quindi tutti quei preparati in busta, eccetera. Bella. Sì. Sì, sì, la signora chiedeva cosa ne pensiamo noi delle diete iperproteiche e di tutti i prodotti che sono preparati da alcuni nutrizionisti che vengono dati, c'è tisanoreica nel mezzo, c'è la dieta zona, sono tutti diventati ambulanti. Dukan cosa ha fatto? No, magari mi è sfuggito, per carità, però 3 mesi fa chi mi parla era uno mattina, sono tutti giovedì mattina, uno mattina, e litigavo con lui, perché questo è un neurologo che si è messo a fare il dietologo. Cosa ha fatto? Vende il libro, come io vendo questo libro. Però nel mio libro non trovate una dieta, trovate i consigli, quello che sto dicendo ora. Lui si è messo a vendere questa cosa, a un certo punto si rende conto che non è una dieta iperproteica, è di più, perché praticamente non puoi manco toccare una verdura, non un frutto, una verdura, che di zuccheri proprio ne ha 0,0, tutto iperproteico. Arrivata, ha avuto tanto successo, perché? Perché il problema del successo qual è? È come quello che dice, sono diventato ricco, che lavoro fai? Non faccio il rapinatore. Dico sì, vuoi dirgli di no? Ecco, la stessa cosa fa Dukan, ma non è solo Dukan, lo fa anche la dieta zona, lo fa anche tisanoreica. Che cosa succede in questi casi? Succede che loro, dopo che hanno venduto il libro, non gli basta. Allora Dukan cosa ha accettato? Io l'ho attaccato, l'ho denunciato all'ordine dei medici francesi, l'ordine dei medici francesi l'ha messo sotto tiro, gli hanno fatto il processo, lo hanno condannato, lo hanno radiato, lui si è fatto radiare, perché dov'è il trucco? 72 anni, sono in pensione, se io sono medico non posso vendere i prodotti, mi faccio radiare dall'albo e faccio il libro e vendo i prodotti. Dove è caduto? Perché io so i miei polli come camminano. Allora sono entrato in un momento in cui
la sera dopo con Vespa, abbiamo fatto un porta a porta, c'erano in collegamento. E ho detto, scusi, ma tutti quelli che poi riprendono i chili, perché molto spesso facendo una dieta, se tu non tieni più il regime, riprendi i chili, se non tutti comunque ne riprendi, cosa fa lei? Gli dà dei farmaci poi? Io sapete che sono contro anche l'integratore, figuratevi, i farmaci di vegano. Non ho mai dato farmaci. Bene, un magistrato francese mi aveva detto, abbiamo un'altra causa pendente, c'è un procuratore, c'è una signora che da 2 anni va da lui, ha ripreso i chili dopo che era stata, aveva fatto la sua dieta, e lui gli scrive le anfetamine, il farmaco era Mediato, si chiama, che è proibito in tutta Europa. Quando è successa questa cosa, gli ho detto, scusi, ma lei conosce... E lui mi dice, io ho mai dato pillole. E quella signora, ho detto il nome, che l'ha denunziata perché da 2 anni ha le sue ricette di ogni mese che le gli fa, è diventato bianco. Hanno fatto cadere poi il collegamento da Parigi. Quindi dobbiamo essere estremamente chiari. Il nutrizionista è un medico. Il medico non produce e non vende prodotti. Quando arrivi a quel livello sei Vandamarca. E sapete com'è finita Vandamarca. Il dottor Lenne, quel farmacista che c'è lì che dice mangiare 10 kg di quello che volete al mattino, poi fa una iperproteica anch'essa. Le diete iperproteiche, signora, hanno un problema. Lei mette nella macchina la benzina, l'olio del motore, ma l'olio dei freni, ma anche l'acqua del radiatore. Vede come sono diverse tra di loro. Se lei mette la benzina, l'olio dei freni e l'olio del motore e poi non mette l'acqua del radiatore, sa cosa succede nella sua macchina? Batte in testa, brucia la testata, cambia il motore, le costa più della macchina. Questo discorso nelle iperproteiche è come mettere solo uno di questi 4. C'è un momento in cui non frenerà, oppure non camminerà, non riuscirà ad andare avanti, oppure si brucerà la testata. Tant'è che quando fai la dieta iperproteica è come dire ti arricchisci facendo il rapinatore. Però c'è un problema, e quando ti scoprono te ne vai in galera. E chi fa le diete iperproteiche lo sa bene, è un sondino nasogastrico. Questo qui ha un sacco di ricoverati in giro per le malattie renali, perché ha caricato in un modo pazzesco. E dovrebbe essere estremamente chiaro. Cioè, vi dico, io non so se sono bravo, sono onesto, questo lo so. E vi dico che quelle cose lì le hanno proposte anche a me. Non lo farò mai, come non ho fatto mai le pillole dimagranti del collega di colore che c'è a Rivoli. È stato condannato l'anno scorso a 8 anni e 2 mesi. Voi vi rendete conto in Italia a chi danno 8 anni e 2 mesi? Io vorrei spogliare tutto il codice penale per vedere a chi hanno dato 8 anni e 2 mesi. A lui è andato, perché? Perché spacciava droga. Ecco perché vi dico, attenzione, perché nonostante tutto, non solo gli dava le pillole di magra, ma gli dava anche la dieta iperproteica, non gli bastava. Quindi questo meccanismo è deleterio. Non utilizzate le diete iperproteiche pure. Non abbassate mai sotto il 50% i carboidrati. Se fate questo, vedi, la dieta zona è errata, è dannosa, è non salutista e vi crea problemi non solo ora, ma se voi la continuate per un certo periodo lo vedrete dopo, quando andrete in menopausa, quando andremo noi maschi in andropausa, quando avremo dei problemi di patologie che iniziano in modo semplice e poi diventano gravi. E dici, ma come mai? Si era alterato la guarnizione del motore, quindi la macchina, pur essendo una Ferrari, si brucia. Direi che fare solo una considerazione. Aspetta un attimo che fa una rapida considerazione. Prego. Volevo fare una considerazione sulla dieta che sulla signora. Devo considerare una cosa che testeremo degli aspetti che ha sottolineato il professore. La dieta iperproteica vera crea dei problemi a livello renale perché aumenta la creatinina. E quindi in alcune situazioni in cui c'è già una tendenza al sovraccarico si crea un senso di insufficienza renale. È diverso il considerare il relativo iperproteico quando nell'equilibrio di grassi, proteine e zuccheri, allora si tiene più bassa la percentuale di zuccheri nell'equilibrio calcolando la percentuale. Se fai 51 ma si vendi sull'altro. Quindi bisogna stare attenti per non confondere quella che la dieta iperproteica con le spin famosa ad un equilibrio, ma quella deve essere regolata dal dietista, dal dietologo, dal nutrizionista che sia. Dica pure se. Allora io volevo fare una domanda e mi riferisco a una settimana fa all'incirca, forse un po' di più, ho letto una notizia sul quotidiano internazionale. L'Unione Europea ha nuovamente autorizzato l'utilizzo di
mangimi di origine animale per una parte degli animali, escludendo i bovini, però includendo i suini, gli ovini, i caprini, eccetera. Allora vorrei sapere se la classe medica è d'accordo, quali sono eventualmente i danni e gli effetti collaterali avendo il lungo termine per le persone e anche per gli animali naturalmente, e cosa fa eventualmente il nostro governo per contrastare queste scelte che sono sicuramente, o probabilmente se preferisce, dovute a interessi di qualcosa. Intanto di quello se ne occupa. Ah sì, la signora ha detto che vorrebbe sapere che cosa succede in base all'ultima cosa che diciamo, l'Unione Europea ha autorizzato l'uso di mangimi negli animali tranne che nei bovini. Sì. Cosa ne pensa la classe medica e cosa ne pensa il governo? Il governo è la maggior parte, quindi non posso parlare del governo. Oggi vedrete in questi giorni magari i personaggi che sono del governo le potranno rispondere. Per quanto riguarda la classe medica devo fare un passo indietro, perché queste cose le gestiscono i veterinari. I mangimi non li gestiamo noi. I veterinari, anche lì abbiamo una classe di veterinari eccellente. Io non è che voglio contrastare quello che le dice, sto cercando di chiarire delle cose, perché lei ha parlato in modo generico. I mangimi non siamo noi medici che andiamo dall'allevatore e diciamo ora tu gli dai questo mangime. Noi possiamo controllare alla fine ciò che rimbalza sulla salute, ma i mangimi non li facciamo noi, li fa la classe veterinaria. La classe veterinaria sono i nutrizionisti veterinari e sono persone molto per bene. Per esempio, quante cose noi scopriamo grazie al fatto che le ASL funzionano, i servizi di controllo dei sanitari funzionano, quindi non c'è problema da quel punto di vista. L'Europa ragiona in modo diverso dall'Italia. Noi siamo il paese che ha regole più rigide di tutta Europa. Io sono stato per 6 anni commissario europeo della sicurezza alimentare, che ora è a Parma, l'EFSA, prima eravamo a Bruxelles nei primi 3 anni, e devo dire che io avevo delle grandi difficoltà con il nord Europa, ma non perché loro erano disonesti, loro non avevano la nostra sensibilità. Far capire quando ci fu il problema della BSE, che con il mio amico Mario Valpreda, io ero il dietologo del comune di Torino con la Paola Pozzi, e entrammo nell'ottica di non togliere la carne ai bambini, perché sapevamo che la nostra carne era una carne che non creava problemi, e abbiamo avuto ragione. Lui era il direttore generale, io ero il nutrizionista del comune, e ci abbiamo creduto su questo. L'utilizzo di mangimi, se sono mangimi all'erba medica o quant'altro, non succede nulla. Se i mangimi dovessero essere mangimi, diciamo... Qui si parla di ossa di carcasse di animali, sì. Non okay. Di mangimi, l'erba medica va benissimo. È chiaro. Ma le ossa... Ma le stavo dicendo, se sono mangimi compatibili, perché d'altronde i nostri animali mangiano, brucano, quindi mangiano, ci si dà da mangiare dei mangimi che sono controllati, tant'è che noi siamo il paese che la BSE non l'ha conosciuta. È chiaro che quando tu ragioni a livello europeo è come quando lei avesse 4 figli ed entrano 2 nuore e 2 generi che hanno a loro volta le loro famiglie. C'è un momento in cui quando vi incontrate trova il vegetariano, il vegano, quello che mangia tanta carne, quello che... cioè c'è una poliedricità nell'Europa in cui noi dobbiamo essere intelligenti nel pensare no, tu non entri a casa mia, dobbiamo metterci d'accordo, chi ha più conoscenza cerca di metterlo a disposizione di chi ne ha meno, perché io vedevo i finlandesi che quando io le ho spiegato loro quali erano i problemi, a un certo punto il collega del commissario con me mi ha detto vieni a parlare con il nostro ministro, sono andato a Helsinki, gli ho spiegato, e allora loro hanno fatto la stessa legge italiana, cioè sono persone di alto livello che non hanno voglia di morire, hanno anche loro i figli e le famiglie. In questo momento sta prevalendo una lobby che a me non piace, mi piace poco la Merkel, ma mi piace ancora di meno tutta la squadra che non protesta nei suoi confronti, perché stanno facendo passare tante altre cose che non vanno bene, nel campo della pesca, nel campo anche di alcuni alimenti che stanno arrivando dall'Oriente, non da quelli che sono nell'Europa. Noi abbiamo dei gravi problemi in questo senso. Allora ho detto, parlavamo con i colleghi veterinari, mettiamo ancora di più barriere in Italia per poter controllare di più, però si ricordi sempre, noi abbiamo degli ottimi NAS, INAC e NOE, sono 3 tipi di carabinieri che lavorano, in NAS per il cibo, in NAC per il, diciamo, l'agricoltura, in NOE per l'ambiente, e lavorano con molta onestà, ma sono pochi. Quindi abbiamo bisogno di far entrare in campo molti controllori, perché ci sono pochi controllati.
e questo è il grande problema. Se noi riusciamo a gestire questa cosa, questo sta creando tanto stress oltretutto, parlando sempre di stress e dieta, perché questa condizione sta portando tanta gente, lei è molto preoccupata, la vedo preoccupata adesso. Lo capisco anch'io, sono preoccupato anch'io, le dico solo che questo mi porta più a fidelizzarmi col mio macellaio, col mio che io vado a vedere dove lui alleva gli animali, vado a vedere cosa gli dà da mangiare, certo non tutti lo possono fare, però io ci sto sopra, si ricordi sempre, io sono per il chilometro zero, per la filiera corta, per le miglia zero, parlo del mare, quanta gente di noi mangia le acciughe? Dobbiamo mangiare tutti, vogliamo tutti il pesce spada, vogliamo tutti il salmone, vogliamo tutti. Noi dobbiamo andare, tornare a mangiare quelli che sono i pesci che sono più vicini e che non sono neanche surgelati. Cioè questo meccanismo aiuta a fare, però le dico che fondamentalmente il nostro mondo che vende e produce è un mondo fondamentalmente onesto, con dei disonesti nel mezzo come in tutto il mondo e in qualunque categoria, anche nella mia ci sono. Per cui io sono preoccupato ma non assillato. La signora ha posto sicuramente molto veloce perché abbiamo altri interventi. Diamogli uno strumento ancora, altrimenti poi devo rifare da interprete. Venga, venga avanti signora, bene, così. Bravo. Lei mi ha detto delle cose giuste, va benissimo, però quello che voglio dire io mi riferivo a livello generale. Perché io non sono da sola qua a Torino e in Italia comunque, ci sono altre persone. Io per scelta mia personale cerco il chilometro zero, cerco di prediligere il vino e il cibo buono rispetto al vestito e alle scarpe. Però non tutti si possono permettere, sia per il denaro che per formazione culturale, una cosa del genere. E allora, siccome viviamo in una società dove siamo in tanti, bisognerebbe cercare di tutelare tutti quanti, non solo qualcuno. Ma guardi che il sistema sanitario italiano nel campo del controllo funziona benissimo, signora. Noi non abbiamo avuto BSE in Italia, si ricordi? Noi non abbiamo avuto malati umani di BSE, quindi questo non è un caso, e questo lo devo dire per onore non tanto dei medici o dei veterinari. Il nostro sistema pubblico comunque funziona. Poi possiamo essere d'accordo o meno, però sappia che molte malattie in Italia non sono gravi. Buonasera. Sì. Due domande molto brevi. Nel rapporto diciamo del binomio dieta stress, non ho sentito parlare di attività motoria. Cioè, c'è un capitolo. No, dico nel senso che se questo elemento assolutamente reagisce. E poi nel dieta mediterranea. Lei ha sempre parlato nel radio. Forse la presentazione del rapporto tra carboidrati, grassi e proteine. Certo. Ecco, queste possono essere, vuol dire, associate in un modo diciamo dissociato, nel senso, cioè ogni passo deve avere quel rapporto oppure nell'ambito della giornata e quindi gli attinamenti. Questo è una domanda interessante, guarda, la seconda è la più veloce. Io sono contro la dissociata pura. Un giorno solo proteine, un giorno ci mettiamo, solo un giorno benzina, un giorno acqua del... No. Sono legato ad un meccanismo della giornata. Io stesso scrivo la dieta che è equilibrata a pranzo, eccetera, però dico anche al paziente che discusi io ho mezz'ora a pranzo, perché sono un operaio, sono manager, per cui non riesco a mangiare tutte e due piatti, ne mangio solo una cosa, va benissimo. Nella giornata la mini dissociata si può fare. Però ricordiamoci sempre che il rapporto è, non possiamo metterci, ci sono addirittura delle dissociate strane, una settimana solo proteine, una settimana solo carboidrato, cioè quelle sono discriminate. Allora noi dobbiamo sapere gestire la dieta mediterranea nella sua complessità. L'attività motoria, certo, attività aerobica, ricordiamoci, tapirulà, bicicletta, lunga camminata, passeggiate lunghe, nuotare. Se facciamo in montagna che andiamo, allora ci facciamo la lunga passeggiata, cioè non ammazzandoci, dobbiamo sudare come dei pazzi, no, perché quando noi riusciamo a fare un'attività aerobica per almeno 45 minuti scusate, al giorno, parte il meccanismo che si chiama abbattimento della resistenza insulinemica. Le nostre cellule hanno delle serrature che quando arriva il movimento queste serrature si fermano e l'insulina non può andare oltre un certo livello che il Padre Eterno gli ha dato. Quando invece noi facciamo
carico, non so, sollevamento pesi, facciamo la 100 metri, che in 9 secondi, in 10 secondi, noi lì abbiamo un'esplosività, ma dopodiché non siamo più in grado di condizionare queste serrature, per cui un secondo si chiudono e poi riaprono. Allora dobbiamo stare attenti, la parola d'ordine, la keyword è: lavoriamo in modo aerobico, facciamoci ogni giorno quando possiamo, magari mezz'ora al mattino, mezz'ora al pomeriggio, una camminata. Non guardate troppo le vetrine perché stiamo per spendere troppi soldi, però soprattutto le do. Però voi passate davanti alle vetrine e lo fate 4-5 volte, così vedete tutti i prodotti che ci sono. Altrimenti in casa poi piove, c'è la neve, c'è la nebbia, stiamo in casa, una roulette o una ciclette oppure un tapis roulant ci vuole poco. Poi io fui colui che inventò il discorso dei 10.000 passi al giorno. Questa è una cosa che si può fare nella giornata. Vi regalate con 3 euro un contapassi, ve lo mettete nella cinghia, addosso, e poi cominciate dal mattino, da quando vi alzate, dal momento in cui vi fate la doccia, fate le vostre abluzioni, quando andate in cucina, tutta la giornata, tutto quello che fate, se alla fine della giornata avete fatto 10.000 passi, voi siete a posto. Molto spesso ve ne accorgerete che avete fatto non più di 3.000 passi. E allora ricordatevi sempre che c'è il problema di saper gestire il meccanismo, perché un chilo di grasso sono 7.000 calorie circa, 7.500, 7.600. Se noi non sappiamo partire con i 10.000 passi al giorno, non riusciamo a bruciare il gap che c'è tra quanti grassi e zuccheri che potremmo abbondare ogni giorno e quello che noi poi immagazziniamo. Quindi dobbiamo fare attività aerobiche dal bambino, ma soprattutto all'anziano. Ho avuto un papà che è morto un anno e mezzo fa, a 100 anni e 6 mesi. Lui faceva a 99 anni 10 km al giorno in piazza Alfieri, ad Asti, dico ad Asti, ci sono i portici, si era fatto il calcolo nel 400 metri andata, 400 metri ritorno, e lui si faceva nella giornata, il mattino e il pomeriggio, salutando tutti i suoi amici, che ormai lo conoscevano tutti, l'ha fatto per 30 anni, 10.000 dei 10 km al giorno. Capito? Quando lui si è rotto una gamba, l'hanno messo sotto una macchina, un ragazzo si era inavvertito, ma che ha rotto la tibia, io sono andato subito al pronto soccorso, ho guardato la radiografia e ho detto: questo non è di mio padre, ha 97 anni, come può fare ad avere un osso solido così? Ho detto: ma quello è di tuo padre. Lui non conosceva l'osteoporosi. Prego. Prego. Buonasera. Buonasera. Io sono diabetico, volevo chiarirmi una volta per tutte. In realtà faccio quello che mi dicono di fare, cerco di stare intorno alle 1800-1900 ho una guerra in corso perché tendo ad ingrassare, quindi faccio una fatica terribile, questo mi porta ad escludere un po' troppo i carboidrati, tendo a mangiarne molto pochi, viceversa sono piuttosto attratto dai latticini e dalle carni rosse. Poi in qualche maniera cerco di equilibrare. So che questo non è la perfezione nell'equilibrio, devo dire che mangio parecchia frutta della luna e questo mi aiuta un po'. E poi volevo chiedere appunto se il fatto che introduco poco carboidrati potrebbe essere un problema o meno. E poi una domanda, una curiosità di questi giorni. Lei cosa ne pensa della tassa sulle bibite gassate? Allora, parto subito da questa, posso dirle, mi sembra un voler far cassa, perché io sono d'accordo sull'equilibrio, ma se lei vede le indagini, in Italia si deve il 3% di queste cose qua, cioè il problema è far cassa. E allora, se vogliamo, diciamo chiaro, signore, abbiamo bisogno di soldi, facciamo questa cosa qua, perché il grande problema non è quello. Che io la bibita gasata la posso bere, la posso non bere, non mi ricordo di aver bevuto una bibita gasata, ma comunque ammesso che capiti può fare. Il problema sarebbe, perché sono molto zuccherato, allora abbiamo fatto un lavoro noi sulla industria italiana perché riducessero questi zuccheri, capisci? E abbiamo dato più ad esempio possibilità di avere i succhi di frutta al 100% puri, cioè da frutta direttamente, non addizionati da zuccheri pure. Per quanto riguarda il diabete, qui dobbiamo lavorare insieme, perché lei è primaria di endocrinologia, quindi gestisce proprio queste condizioni. Devo dirle una cosa, quando si va troppo sotto una certa quota di carboidrati noi andiamo in acidosi, per cui lei deve avere aumento delle sensibilità, per cui capite, cioè lei deve stare molto attenta, cioè non deve gestirlo da sola, anche se mi rendo conto che una persona, come ha parlato, corta, quindi percepisce questo disagio, però c'è bisogno di avere
un endocrinologo che si metta lì a fare il pareggiamento, perché non si arrivi ad abbassare troppo la glicemia e non aumentare troppo quella resistenza insulinemica quando si chiudono poi quelle serrature e non si riesce più a gestire la quota di energia, quindi si sta male, si è debilitati e nel contempo poi tu vedi, dici, ma com'è sta cosa? Ecco, allora il problema è giusta dose di carboidrati, cioè uno che è diabetico non mangia la quota di carboidrati di uno che non è diabetico. Chiaro, ma non toglie che ad esempio lei si arrischiasse a fare una dieta iperproteica, lei va a finire in pronto soccorso in coma, se lo ricordi, no, perché questi signori non lo dicono, noi li abbiamo visti, e soprattutto a persone, io la incontrassi per strada, non immagino che lei sia un diabetico, mi sembra una persona a modo, sana, così da proprio. Diabete non è una malattia che ti fa diventare, ti rincretinisce oppure ti fa diventare vecchio, no, è una malattia metabolica, quindi c'è un rubinetto che funziona male, ecco perché ci sono gli endocrinologi e i diabetologi che se ne occupano. Io direi, quella è una cosa che lei non deve gestire da solo, lei deve calcolare sia la frutta perché c'è fruttosio e dopo una certa dose il fruttosio interagisce, sia i carboidrati. Io non toglierei mai i 50-60 grammi di pasta normale, come i 50-60 grammi di pane, meglio che integrale. Darei più fibra per far assorbire meno zucchero, ma darei la giusta quantità di energia. Ma poi forse puoi intervenire tu per quanto riguarda il meccanismo, diciamo, più prettamente diabetologico. Sicuramente dobbiamo ricordarci una cosa, che i zuccheri si distribuiscono in due gruppi, hanno due caratteristiche, ci sono i zuccheri semplici e i zuccheri complessi. Il zucchero semplice è lo zucchero, come il tema del caffè, il miele. I zuccheri complessi sono quelli della pasta, del pane, della riso. I zuccheri complessi devono essere scissi per diventare zuccheri semplici prima che possa agire l'insulina. Quindi ci vuole anche un rapporto all'interno dell'alimentazione che contempli la quantità relativa di questi prodotti di zuccheri. Poi c'è un'altra considerazione da fare che riguarda la terapia. Quindi al di là della dieta e al di là dei farmaci più banali che sono la metformina, che possono essere quelli che aiutano a far lavorare meglio l'insulina, c'è tutta una serie nuova di farmaci che adesso può essere in azione e funziona molto meglio dei vecchi glucidizzanti. Quindi c'è tutto un ragionamento da fare che sicuramente, come diceva il professore prima, rende necessaria una collaborazione tra il paziente, il dietologo, il dietista e il diabetologo. Una complicazione. Parli col microfono, se c'è ancora. Forse voi siete a conoscenza che c'è un progetto della Regione Piemonte che ha tolto una serie di pazienti dalla gestione delle ASL che erano passate ai medici di... Io sono disgraziatamente in quella categoria lì. Vengo seguito dal mio medico di famiglia che non capisce letteralmente nulla. No, 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 è una persona validissima, ma di diabete non ha le competenze del diabetologo. Ecco, mi permetto. Io alcune volte gli pongo dei quesiti che lui non è in grado di risolvere, o perlomeno è molto vago. Ho chiesto di poter tornare ad essere seguito dal centro. Mi hanno detto che questo non è possibile perché ci sono, non so quale motivo, mancanza di cose, una quantità enorme di diabetici che ci rivolgiamo tutti lì e quindi hanno dovuto fare questo lavoro qua. Quindi io questo non sono, è vero fino a un certo punto, perché a discrezione del medico può fare una richiesta di consulenza in qualsiasi momento lo ritenga necessario. Quindi c'è comunque questa possibilità. Progetto integrato. Ok, buongiorno. Volevo fare tutti i complimenti al professor Calabrese, ho avuto modo di seguire varie puntate di Porta a Porta. Allora, il mio quesito è molto semplice. Vorrei sapere, per chi ha problemi di sovrappeso, ad esempio 5-10 kg in più, o per chi ha problemi di ipertensione arteriosa, in che misura incide, cioè produce degli effetti positivi l'attività fisica e la dieta? Sì, allora si ricordi sempre, se lei facesse solo attività fisica riuscirebbe a correggere il 25% del suo sovrappeso, solo il 25%. Se fa aerobica può arrivare al 30-35%. Se fa solo la dieta riesce ad arrivare al 70-75%. Se li mette insieme arriva al 100. Quindi è molto importante l'attività fisica aerobica e contemporaneamente un'alimentazione equilibrata. L'alimentazione equilibrata, però parliamoci molto chiaramente,
magari qui c'è qualche mio paziente che sa che ha perso qualche chilo con me, non è la dieta squilibrata, è la dieta equilibrata in cui metti di tutto. Ci sono momenti in cui l'organismo però risente più di un nutriente che non viene di altro. Ecco perché è importante che ci sia il dietologo dietro, che dopo che hai perso 10 kg, ne hai persi 5 e poi è come se avessi messo il freno a mano. Allora lì lo devi gestire, non dicendo ora fai l'iperproteica, ma in questo momento aumenta un po' più questo e diminuisci un po' più questo, cioè fai un riequilibrio in modo tale che alla base però ci sia sempre, nell'uno e nell'altro caso, l'attività aerobica tutti i giorni. Tutti i giorni, ricordatevi che l'attività aerobica è fondamentale, non è filosofica, perché se non bruci quello non ha base la resistenza glicemica e quindi non riesce a portarla nella norma. Quindi la logica della dieta è la logica di una cointeressenza terapeutica che si fa senza farmaci in due casi su tre, perché se fai la dieta, cibo, e fai l'attività fisica non hai farmaci. Nel caso sempre del signore che è diabetico, se usi la metformina ti aiuta, ma perché sei diabetico, molti cosa hanno fatto? Danno la metformina solo agli obesi anche se non sono diabetici. È un errore, contestatelo. Certo che se il medico si rende conto che c'è una familiarità diabetica, anche se non è ancora arrivato il diabete da te, potrebbe esserci una predisposizione, si chiama concetto diatetico, di diatesi, di predisposizione, allora il medico con scienza e coscienza può anche dire ti do un po' di metformina, ma non al mattino mi alzo e do metformina a tutti i pazienti, è un errore ed è dannoso. Per l'ipertensione il discorso è già un po' diverso, perché l'ipertensione può essere su base cardiaca, su base polmonare, ma molto spesso su base renale. Allora in ognuna delle tre condizioni dobbiamo andare a fare prima la diagnosi, o la pressione alta, aspetta, da che cosa? E andiamo a studiare. Quando abbiamo visto che la pressione alta è da rene, allora lavoriamo sugli ACE inibitori. Se è cardiaco agiamo su altre sostanze, i calciantagonisti, se è polmonare facciamo ancora altre sostanze. Allora in quel caso, se fosse renale, e non puoi mica andare troppo con le proteine, lo diceva la collega Ciccarelli, devi stare attento, perché crei un danno pazzesco, la creatinina e la totemia se ne vanno su, l'ultrafiltrazione non c'è più, quindi bisogna stare attento. Se invece è cardiaco, allora devi stare attento molto ai grassi. Se è polmonare, devi stare attento ai grassi, agli zuccheri e alle proteine. Quindi questi meccanismi sono meccanismi che risentono non di una diagnosi, di una parola, ipertensione. Tant'è che lei deve sapere, come a me, io non sono un onnisciente, ma noi medici, quando non sappiamo da cosa nasce l'ipertensione, cosa diciamo? Ipertensione essenziale. Quando voi sentite parlare di essenziale, perché noi medici non sappiamo da dove deriva. Che altro è elegante, più essenziale, cioè io sono l'ipertensione essenziale. Capisci? Questo è il discorso. Buonasera. Anche, certo, scusi ancora, ha ragione, perché proprio c'è anche il problema del sodio, l'uso del sale, perché noi il sodio come NA lo proviamo nei vari alimenti, ma si ricordi che il sodio da solo lavora solo a livello poi nella pressione osmotica, ma quando noi lo introduciamo sotto forma di cloruro di sodio, per cui bisogna stare attenti. La domanda è, ogni tanto mi trovo al ristorante, trovo delle persone che chiedono un piatto, mi dia una bistecca. E vedo questa persona che prende il collo, il piatto, prima ancora di averlo assaggiato, prende il salino e comincia a fare così. Quindi, ma non si fida, gli ha detto che non lo voleva, no? Era uno glielo chiesto, ma tutti lei, no, ma io devo salarlo. E se fosse, che gli fosse scappata la mano al cuoco e gli è già salato come una bestia, questo piatto qua, non interessa, lui deve fare quel gesto. Quindi bisogna stare sempre molto attenti. Il sale di cui noi abbiamo bisogno ogni giorno, sapete quant'è? La punta di un cucchiaino di caffè è quello piccolino. Quanto ne mettiamo in più? Prego. Buonasera, volevo solo chiedere una precisazione. L'olio extravergine d'oliva, l'eccesso, se uno mangia più olio, può portare delle conseguenze? E aumenta i trigliceridi, perché il 99,9% di grassi dell'ottimo olio extravergine d'oliva, perché è ottimo, comporta la presenza di 99,9% di trigliceridi. Non ha colesterolo, ma i trigliceridi. Allora io dico sempre, io difendo l'olio extravergine, per me
esiste solo questo. Però io dico, una persona normale, ne prende un cucchiaio a pranzo, un cucchiaio a cena, per tutta la vita, 100 anni, sa quanto olio ha già utilizzato. Però attenzione, ricordiamoci sempre che l'olio extravergine è un grande prodotto. Certo, a volte cosa succede? La buona mamma, certo marito, i tre figli messi là, che stanno parlando a tavola della partita della Juve o del Toro, della politica di Monti piuttosto che di un altro, allora cosa fa? Prende la bottiglia dell'olio e incomincia a parlare, intanto c'è l'insalata. E io gli dico sempre, blocca questa O, perché questa O continua a far blocca questo braccio, perché metti mezzo litro di olio. Tant'è che abbiamo permesso alla gente, c'è stata delle industrie nei mezzi della cucina, fate uno spruzzatore, mettiamo del succo di limone, l'olio che è giusto e poi lo nebulizziamo come facciamo con le piante. Le garantisco che prendono lo stesso gusto, perché le goccioline arrivano ovunque e non esagerano. Quindi basta tenere sotto controllo i trigliceridi. Assolutamente sì. La ringrazio. L'uso dell'alcol. Sì, l'uso dell'alcol. Scusi, c'è la collega, la psicologa. L'uso dell'alcol. Guardi, io sono uno che difende molto il vino nell'uso moderato. Perché? Io capisco che il problema dell'alcol è un grande problema che noi abbiamo. Però mi sono reso conto di una cosa. Che noi dobbiamo chiamare le cose col nome chiaro. Sono sempre contro il superalcolico, sono contro la birra quando viene in eccesso introdotta e contro il vino in eccesso, cioè c'è un problema di equilibrio. Noi siamo 300 scienziati nel mondo, da tutte le università, se vuole le faccio poi, le do il sito, come, che lavoriamo in ospedali pubblici e quant'altro, e lavoriamo, pubblichiamo giornalmente a livello internazionale i lavori che fanno da, come dire, interfaccia tra l'uso dell'alcol moderato, equilibrato o addirittura limitato, o il non uso completo. E questo problema, ci siamo quelli che un po' lo difendiamo nell'uso moderato, ci sono quelli che invece dicono appena vedi la bottiglia con l'alcol ti viene il cane. Non mi pare sia così. Buonasera, senta le cose. Aspetti che la collega voleva dire. La piccola precisazione sull'alcol. Ci sono dei dati recenti che indicano che l'essere astemi completamente è un fattore di rischio cardiovascolare. Quindi due dita di vino rosso per pasto danno due dita, quindi così ma così. Moderate. Le dita sono in orizzontale. Da questo punto di vista il vino rosso soprattutto contiene degli antiossidanti che hanno un effetto positivo, come diceva il professore, l'uso moderato è quello che deve essere considerato. Questo va bene anche ai diabetici. Prego. Buonasera, senta, prima parlavate di verdure, siccome stiamo andando dall'autunno, vedete che è molto dietro, e tu ne guerra tra me e mia moglie, né piace quelle congelate. Allora io metto quello tradizionale. Ecco, ma quando la verdura è fresca, dopo un'ora, dopo un giorno, dopo una settimana che raccolta. Dunque sappia che un prodotto fresco lo Stato lo fa decadere dopo 48 ore, però ti ricordi che da quando viene utilizzato, cioè preso dalla pianta e portato, se viene surgelato immediatamente. È un certo abbattimento, però mantiene comunque un certo grado di positività. È naturale che se io dovessi scendere tra il fresco e il surgelato, scendo il fresco. Ma se non sono in grado, perché posso fare la spesa una volta alla settimana, piuttosto che non mangiare verdure, va molto bene anche il surgelato. Un'ultima domanda. Prego. Vediamo che sia l'ultimo, professore. Vabbè, prego. Ma ho notato che nel mondo, ma qui in Italia si sta perdendo molta memoria. Due cose che si parla con le persone, una volta si parlava e si capiva così, adesso si viene fuori con il vuoto, si viene con. C'è molta perdita di memoria, perché c'è tante persone che prendono 100 litri, c'è tante persone che prendono. Questa è la scelta, cosa sta facendo per queste persone? Perché è una malattia che si sta diffondendo, ma abbastanza forte in tutte le persone, perché li parli insieme e non riescono a comprendere il discorso. E parliamo inutile. Grazie professore. No, grazie, è una bella domanda questa, è interessante perché lei ha ragione. C'è anche un problema di usura. Una volta, io ricordo,
nella mia famiglia materna erano 5 figli e mia nonna al mattino si alzava e cominciava a organizzare il pranzo, la cena, le condizioni dei figli, tre erano avvocati, due medici, c'era tutto un purpurì, per cui sta gran mamma era una professoressa che non aveva mai fatto la professoressa perché faceva la nonna, chiaro, quindi, voglio dire, ed era perfettamente inquadrabile la cosa, lo stress, cioè, ci vediamo a pranzo, invece oggi si dice alle 12:22, cioè abbiamo un eccessivo stress da usura. Devo dirle che io sto lavorando in Columbia University con il professor Ottavio Arancio, che è un italiano, e noi siamo in un gruppo di 6 scienziati per prevenire l'Alzheimer. Nel mondo c'è una mia dieta, mia e del collega Pincus della Jefferson University di Philadelphia, che è la dieta contro il Parkinson, che è una dieta che noi utilizziamo a livello più ospedaliero. Non è una dieta, è un regime, nel senso che è un modo, perché abbiamo studiato come potevamo aiutarli. Ora stiamo lavorando sul Parkinson, sull'Alzheimer, però devo dirle questo. Molto spesso il problema è un certo tipo di cibo ha dato troppi grassi. Quando lei ha troppi grassi, lei ostruisce le arterie. Se ostruisce le arterie fa passare meno sangue. Se passa meno sangue passano meno globuli rossi. Se passano meno globuli rossi passa meno ferro. Se passa meno ferro passa meno ossigeno. Allora quando c'è troppo ossigeno è un disastro, ma quando ce n'è poco è un altro disastro. Il nostro circolo del Wilms, ricordate poco fa ho parlato della circonvallazione di Torino, questo circolo che porta il sangue al cervello, se ha le arterie che sono ostruite, hanno, invece di far passare 5 litri 2,5 volte al minuto, ne fa passare 5 litri magari soltanto una volta, c'è meno ossigeno, quindi abbiamo meno possibilità di irrorare le nostre piantine, e ci sono quelli della memoria pregressa e quelli della memoria invece immediata. Lei vede un Alzheimer che le racconta tutto quello che faceva alla quinta elementare, e l'altra vede poi una persona e dice ma è suo figlio, e dice ma tu chi sei? E non è fatta, è Alzheimer, che è diverso. Capite? Quindi il concetto è questo, dobbiamo ritornare ad avere, io sono il meno adatto a dirvelo, che faccio una giornata da 18-20 ore al giorno di lavoro, portando sempre almeno in 3 sedi ogni giorno. Quindi, però è per senso positivo per me, spero di non avere da Alzheimer, ecco. Però mi diverto anche a lavorare. Molto spesso c'è invece la negatività. Io sto guardando tutti i nostri operai che sono stressati, perdono il posto di lavoro, hanno l'angoscia, chi si taglia il braccio, chi si mette sopra il... ho visto quelli di Milano, delle ferrovie, cioè arrivavamo meno 15 gradi, io viaggio al mattino presto già alle 5:30 e sentivo in radio con la benedetta, come si chiama, Tobagi, che faceva la trasmissione in Rai e diceva ma siete ancora lì, ma lì avete meno 20-25, questo povero operaio, questo per forza deve avere dei danni, perché è stressato in negativo, povero, non è colpa sua se c'è una crisi, però la crisi la subisce di più, questo comporta uno stress e brucia proprio molti neuroni. Bisogna entrare nell'ottica che questa società difenda i meno abbienti e a coloro che sono più abbienti ma che devono dare lavoro ai meno abbienti si dia la gratificazione di dire sei bravo perché fai lavorare prima là. Ma non c'è un farmaco che stanno studiando per questo? Ci sono diversi farmaci, però in questo momento sono sperimentali, quindi le dico, se il problema è la speranza, le dico sì, ce l'abbia, ci arriveremo. Quando? Non me lo chieda. Bene, direi che partirei ancora un attimo da con qualche piccola considerazione, proprio a partire da questo tipo di concetto, sempre se non siamo troppo sani. Penso sarebbe un secondo. Direi che ci sono due aspetti che ancora abbiamo fortemente toccato, che vedono coinvolti il discorso dello stress e dell'alimentazione. E in particolare direi che noi quando pensiamo al discorso alimentazione e stress non pensiamo poi pensiamo all'obesità, pensiamo agli eventi che abbiamo raccontato finora, ma è tutto qui, o esiste una correlazione con altre, ma che in particolare lo stress, l'alimentazione portano, hanno delle conseguenze, un impatto sui tumori, su malattie infettive? Vedete, questa è una bellissima domanda, ma non potrebbe essere altrimenti da uno scienziato. Il concetto di fondo che noi abbiamo nei confronti dell'alimentazione non è soltanto quello di nutrire bene e di dare energia, ma di prevenire le mutazioni geniche che sono poi quelle che ti danno una lettera. Se noi leggiamo la parola amor, è fatta da A-M-O-R,
se la leggiamo al contrario si legge Roma. Abbiamo cambiato, se noi cambiamo quella parola, noi abbiamo cambiato con le stesse lettere il significato, e questo avviene nelle cellule, nelle membrane, soprattutto nucleari. Quando noi abbiamo queste inversioni, o anche solo di una sostanza, ricordate, la DSE nasceva dal fatto che su 256 aminoacidi, in posizione 129 l'arginina si scambiava con la valina. Cioè, un treno di 259 vagoni è bastato mettere in posizione 129 un vagone diverso per dare quello che ha dato la BSE. Cioè, significa, noi con l'alimentazione, più che curare le malattie, che si possono anche aiutare come terapia coadiuvante, non come farmacologica, deve l'alimentazione prevenire l'insorgenza sia di tumori, sia di malattie debilitative, sia di malattie metaboliche, che sono condizionate da queste piccole inversioni. Perché a volte uno pensa, gli è venuto un tumore a quel signore, chissà che cosa ha fatto di danno. Magari ha fatto lo stesso piccolissimo errore per 10 anni di seguito, ma non lo sapeva. E quindi questo errore ripetuto risente molto della insorgenza di malattie che, se prese, oggi noi come medici lavoriamo molto nella come dire, tempestività della diagnosi, arriviamo alla predizione del carcinoma in situ, quando è ancora piccolo piccolo, se noi troviamo un carcinoma che sta ancora nascendo, lo togliamo e non c'è bisogno di fare né chemioterapia né nient'altro, si è finito lì. Ma se quello purtroppo non lo scopriamo, andiamo avanti, dopo un anno e mezzo troviamo un bugnum che è grosso così, e a quel punto lì cosa gli fai? Devi operarlo, e poi la chemioterapia, e poi la radioterapia, e anche nel campo dei tumori siamo molto avanti oggi, grazie a Dio, anche che purtroppo ha un tumore, comunque ha delle buone speranze, specie le donne col seno, tantissimo. Però questo è importante poi considerarlo nella generalità. Noi con l'alimentazione abbiamo, ad esempio, vi faccio un esempio molto semplice. Stasera prende magari le cose alla griglia, certo, stasera mangiate, ma non tutti i giorni, perché c'è una sicurezza, cioè quando si mangia nella carbonizzazione, la parte nera che è carbonizzata, ripetuto ogni giorno, potrebbe far insorgere delle mutazioni geniche che potrebbero diventare tumori. Quindi ecco perché l'alimentazione deve essere qualitativa, quantitativa, ma anche frequenziale, cioè la frequenza è importante a volte quanto la qualità. E poi anche un problema di collegamento tra l'obesità, certo, e la famosa insulina. Assolutamente, siamo sempre là. Un eccesso di sovrappeso che diventi obesità con un BMI superiore a 30, BMI è l'indice di massa corporea, quando si prende il peso fratto due volte l'altezza, se vai già dai 27, 28, ai 30, 35, questo è predisponente, la presenza di grasso, la presenza di eccesso di insulina, predisponente a fare queste mutazioni che poi purtroppo potrebbero dare dei tumori. Parlando anche di un altro aspetto che tu hai citato prima, cioè è stato il discorso del cortisolo. Il cortisolo è uno degli ormoni dello stress, sì, e in alcuni tipi particolari di obesità, stimolati da una rada alimentazione, il cortisolo stimola a diversi livelli il problema della attività immunologica. Come quale correlazione vedi tra questi? Noi abbiamo visto che, ad esempio, nelle infezioni, più cortisolo meno reattività. E questo è un grande problema, perché tu continui a dare l'antibiotico che era un grammo per due e non funziona. Ma come mai? Ne do un grammo per tre e non funziona. Ne do un grammo per quattro e non funziona. Cambio l'antibiotico, ne do due grammi per tre e non funziona. Perché la parte immunologica si abbatte laddove c'è troppo cortisolo, che è un ormone particolare. Qui ci entrano molto sul rene e ci sono anche altri ormoni, ma il cortisolo è iconografico, come l'insulina per quanto riguarda il diabete e l'obesità. È un ormone che abbassa le nostre difese, che fa assorbire meno vitamina C. Quello sapete, ad esempio, che le pecore producono la vitamina C da loro, per cui non hanno bisogno di mangiarla da fuori. Noi non riusciamo. E allora il cortisolo e la vitamina C sono molto nemici, per cui quando noi abbiamo uno stress tale sul renale che ci porta ad aumentare il cortisolo, che si vede per esempio nell'esame del sangue, capendo, dobbiamo triplicare, quadruplicare, quintuplicare il fabbisogno di vitamina C, ma anche di vitamina A, ma anche di seleno, ma anche di magnesio, ma anche di zinco, che si trovano in molti
molte verdure, frutta e soprattutto la frutta secca. Un altro dei problemi molto importanti e molto rilevanti che riguarda il problema del stress è tutto in riferimento ai bambini. L'impatto che lo stress e l'alimentazione altrettanto ha sui bambini è uguale a quello degli adulti? No, io ho fatto un capitolo, vedrete in questo libro, io ogni tanto vi parlo del mio libro, voglio dirvi solo una cosa, voi stasera non troverete libri qua in giro da comprare perché non volevo venire qua a farvi l'idea di chi vendesse il libro, però ricordatevi che con la professoressa Incibera abbiamo detto che tutto ciò che noi incasseremo entro il 31 dicembre lo daremo ai terremotati delle Emilia Romagna. Quindi se comprate questo libro non lo comprate per noi, ma per gli amici della. Quindi potete andare quando volete nella vostra libreria e ve lo comprate per loro. Sì, ve lo faccio vedere. Costa 14 euro, quando andate a cena dell'amico invece di regalare dei fiori, regalare di questo, di sempre, perché tanto ci ritroviamo tutti su 3-6 dieta, e anche per i bambini. Perché? Perché i bambini hanno un problema, intanto si muovono un po'. Una volta noi bambini andavamo all'oratorio e giocavamo a pallone, a basket, a bordo, quello che volevamo. Oggi i bambini, un po' perché le mamme sono sul ruolo del quarto lavoro, che non hanno anche il tempo, benedetti nonni che ci sono. Io ho visto tanto mio papà quanto c'è dato anche mio suocero, cioè quando c'è dato nei confronti dei nipotini, nei benedetti nonni, facciamoli vivere a lungo. E voglio dire, però c'è un problema, che questi bambini ormai hanno PlayStation, internet, Facebook, telefonino, Twitter, bravo, non si muovono più, sprecano poco, mangiano molto e sono stressati perché mattino devi alzarti Carlo perché devi andare a scuola. Hai preparato, arriva lì la maestra, incomincia fino alle 1:30, poi c'è il pranzo, poi di nuovo c'è da fare i conti, poi arrivi a casa un po' ti rilassi e fai la televisione, Twitter, le PlayStation, internet, quello che vuoi. Non ci si muove più. Questi bambini hanno allora, a loro volta, un eccesso di adrenalina e di cortisolo, aumentano moltissimo l'insulina. Ricordatevi che io che vivo in America almeno un mese l'anno, vedo che abbiamo una parità tra il 41% tra sovrappeso e obesità dei bambini americani e quello dell'Italia. Ho fatto un lavoro che ho pubblicato su Drug Experimental Clinic a Bra, dal mio amico Carlin Petrini. Ebbene, l'ho fatto, allora erano in quinta elementare, quindi 10 anni, ora sono al liceo, quindi ne hanno 17, in 7 anni di differenza, gli stessi ragazzi, grassi erano per il 41% a 10 anni, grassi sono per il 41% a 17 anni. Allora c'è bisogno, nella civilissima Bra, cioè dove c'è il cibo, insomma c'è slow food, c'è tutta una cultura fantastica, gente per bene, gente che difende veramente il buon cibo, ebbene, il problema di fondo qual è? Se non ci si muove, se non si mangia bene, e soprattutto se non si capisce, e il problema, questo io lo dico anche, io faccio il professore universitario e lo dico ai miei allievi, ma lo dico anche ai colleghi, anche a scuola elementare. Io ricordo una professoressa di matematica che era il terrore di mio figlio, e un giorno non ne potevo più, e andai lì e gli disse, ma scusa, ma lei ha capito che questo non farà mai il matematico con i suoi amici, lei li vuole far diventare tutti ingegneri, ognuno ha una loro cosa. L'importante è che loro capiscono quello che devono fare, non sono importanti gli strategici, quello che conosci solo questo e tutti devono saperne quanto tempo. Il professore è un educatore prima che un insegnante, invece in quel caso era un insegnante e l'educazione non era interessata, mi davano l'ho un po' mortificata, devo dire, fermo restando che è stata l'unica in tutto il corso dei miei due figli che ha avuto questo problema. Tutti gli altri docenti io li avrei baciati in fronte perché sono stati veramente bravi. Quindi significa che anche in quel campo ci vuole l'educazione. Grande classe di docente in Italia, ogni tanto come nei medici, come nei ingegneri, c'è sempre qualcuno che... E questo condiziona, e quando condiziona lui arrivava a casa, l'unica cosa che faceva era mangiare. E non mangiava la buona frutta o la verdura che gli dava la nonna o la mamma, ma mangiava tutte le schifezze che potevano esserci, perché lui doveva riprendersi da questa tensione di bambino di 10 anni, di 11 anni. E poi, meno male che parlava, quando poi io sono andato lì a fargli la doccia a secco, questa qui, gli ho detto ora faccio un'altra cosa, ora mio figlio l'ho tolto da lei, l'ho portato in un'altra sezione. Sapete cosa è successo? Che tutti i genitori sono andati lì, alla fine l'ho tolto lei, capito? E siamo tornati nella norma. Ma era un caso, era un'eccezione, lo dico perché io ho stima immensa dei docenti italiani, perché ho visto comunque che sono gli unici che ci aiutano come dietologi a scuola a insegnare a questi bambini, tant'è che oggi
non vi offendete le mani, si mangia meglio nelle scuole, nelle mense scolastiche dove ci siamo tutti i medici che controlliamo, che spesso non a casa, ma non perché la mamma è una un po' frufru, ma perché molto spesso non ci sono i soldi per comprare il cibo buono, molto spesso non c'è il tempo per fare la spesa regolarmente ed avere il prodotto fresco. Quindi io difendo, sono un mammista io, difendo le mamme e le nonne, perché chiaramente c'è una famiglia funziona se funziona tra la mamma e papà. Però questa è una società in cui molto spesso noi abbiamo un problema con i bambini perché la qualità non è eccellente e la quantità è legata al riempire lo stomaco e non a sapersi nutrire. Quindi per concludere, Giorgio, l'alimentazione è fine a se stessa o un ruolo sociale? No, è un ruolo sociale. Guardate, io sono sempre stato considerato il dietologo cattolico comunista, va bene così, io non sono di destra, quindi è naturale che ci ho messo la faccia del partito e difendo questo partito a morsi, cioè, mi arrabbio quando ci vogliono buttare fuori, perché questo è un partito per bene, dove c'è gente per bene. E il problema di fondo è farlo capire a quelli che non sono per bene. E questo, però, è nella democrazia il problema è ci mettiamo insieme, non è che chi ha il 40 può condizionare sempre il negativo, chi ha il 60 e viceversa. Bisogna dialogare. Se noi riusciamo ad essere capaci di far capire ciò che è quod vitam e ciò che è quod valitudinem. Quod valitudinem è io mi metto a fare sport e divento un campione. Bene. Uno, due, tre. Quod vitam è tutti facciamo lo sport. Tre diventano campioni, ma gli altri si divertono e stanno bene. Questo è per me l'alimentazione. Con questo io ringrazio il professor Calabrese per queste due ore di scienza. Ringrazio tutti voi per la partecipazione. Ricordo il libro Stress e dieta del professor Calabrese. E alla prossima occasione.